Buonasera a tutti, questo è l'ultimo panel della grande fatica, ma con grande soddisfazione di EMOB. Quest'anno EMOB ha raggiunto livelli straordinari di presenza, di partecipazione e soprattutto di attenzione. Come dicevo prima, il fatto di avere ministri che sono stati con noi anche parecchi minuti ad ascoltarci, a chiederci di dare delle proposte per la prossima finanziaria, per il prossimo milleproroghe, per le prossime attività che la governance deve mettere in piedi anche rispetto ai finanziamenti che arriveranno in Italia per quanto riguarda il discorso del Covid. Ci sono già delle cose certe, per esempio, sappiamo già che ci sono disponibili per il prossimo anno 300 milioni di euro per l'acquisto di veicoli elettrici privati. Il governo ha già deciso l'anno scorso che dà un contributo di 9.000 euro per tutti i veicoli senza con rottamazione per chi passa dall'elettrico. Ci sono molte attività legate all'infrastruttura di ricarica. Nel decreto semplificazione è previsto, e anche il decreto rilancio, sono previsti incentivi per chi installa i sistemi di ricarica privati. C'è la detrazione fiscale del 110% a chi fa, oltre all'efficienza energetica, anche questi servizi. C'è una cosa importantissima, che è quella del via libera sulle comunità energetiche. Significa che chiunque abita in un condominio o una villetta può mettersi insieme per produrre fino a 200 kW di potenza della struttura, per poter poi ricaricarsi una macchina, far andare sull'ascensore e tante altre attività. Quindi, diciamo così, siamo arrivati finalmente, finalmente, lo dico anche a Luca e Antonio che ci seguono ormai da parecchi anni in questa avventura della mobilità elettrica, e finalmente anche in Italia, dopo la Norvegia, la Germania, noi siamo purtroppo ancora l'ultima ruota del carro, finalmente anche in Italia l'interesse su questo settore sta venendo fuori in maniera forte. Oggi, ma ieri, l'altro ieri, con la Claudia Terzi, con il vicepresidente Sala, con Cattaneo che ogni giorno voleva intervenire per dire la sua opinione, cioè è la dimostrazione che abbiamo sdoganato questo mondo, cioè siamo sul pezzo e questo pezzo ci darà molte soddisfazioni. Questa parte finale vorrei parlare un po' quali sono le opportunità per chi vuole viaggiare in elettrico. Perché in questi 3 giorni abbiamo parlato di tante cose, abbiamo avuto tanti ospiti delle case automobilistiche, prima dei costruttori, dei gestori dei servizi elettrici. Adesso vorrei parlare, iniziando con Luca Pascucci, che è il direttore di EVAI, su quali sono le proposte innovative, nuove, un po' anche rivoluzionari sulla mobilità sostenibile e condivisa, perché il salto di qualità non è soltanto acquistare un veicolo elettrico, anzi, sinceramente, fatemi fare un po' l'ambientalista, Luca, io sono per cioè, non bisogna sostituire soltanto l'endotermico con l'elettrico, bisogna fare un ragionamento sulla mobilità, bisogna che la mobilità sia meno e di qualità, dove la proprietà non sia l'unico sistema per misurare di essere più importante. E quindi tutte le attività, Luca, che tu hai fatto in questi anni, anche con sofferenza, diciamolo così, perché abbiamo sofferto tutti insieme il fatto che il paese Italia fino a un anno fa non ascoltava molto questi temi, però anche con le sofferenze ci siamo ancora. Ci siamo ancora e credo che siamo in grado di proporre delle proposte, delle idee veramente molto importanti. Luca, facci sognare. Bene, ci proviamo, grazie Camillo. No, certamente seguo quanto da te appena introdotto, nel senso che EVAI ha iniziato un'esperienza di sharing mobility, di car sharing, come tu ben sai, nel 2010, no? Quindi car sharing e car sharing elettrico, ecco, dirlo oggi è abbastanza semplice. Quando lo dicevamo nel 2010, non si sapeva che cosa fosse il car sharing più o meno e non si sapeva tanto più che cosa fosse la mobilità elettrica. Quindi da questo punto di vista, appunto, sfondi proprio una porta aperta. Devo dire, c'è stata fatica, ci siamo stati, ci siamo ancora, lasciami dire, oggi ci siamo più forti di prima. Forse
fortunatamente, per cui questo è un settore nel quale ovviamente occorre innovare, e occorre innovare molto molto velocemente, perché essendo un settore, quello della sharing mobility elettrica, ma io direi più che altro della sharing mobility, che ancora è abbastanza giovane, c'è tanto da fare e c'è tutto da maturare. Quindi ti ringrazio anche dell'occasione di poter spiegare un pochino meglio quello che vai fa e le possibilità che ci sono per i cittadini, ma non solo per i cittadini. Allora, io ho preparato velocemente qualche slide per spiegare un attimo meglio proprio questi concetti. Allora, ovviamente tutti conoscono FNM, io spero che in quest'ambito, Ferrovie Nord Milano, spero che in quest'ambito più o meno tutti o quasi tutti conoscano anche VAI. Se non è così, adesso andiamo a conoscerla un attimino meglio. Allora, VAI è una società 100% Ferrovie Nord Milano, che oggi nella diciamo galassia della holding di FNM, che è costituita ormai circa da 20 società, e VAI è quella che si occupa storicamente, che si è sempre occupata storicamente di soluzioni di mobilità sostenibile, condivisa, elettrica su gomma. Questo lo fa sia per i cittadini, e del servizio diciamo che maggiormente si conosce, ma anche per amministrazioni pubbliche, aziende private, e sono qui che nascono un pochino le novità degli ultimi due anni. Quindi in generale quello che possiamo dire è che principalmente VAI non fa solo ed esclusivamente car sharing elettrico, fa principalmente, il suo prodotto principale, diciamo il suo servizio principale è quello, e da questo punto di vista è un car sharing, ecco, io sono sempre contento di dire che non è un car sharing migliore o peggiore di tutti gli altri car sharing, è semplicemente una cosa che è molto diversa e che quindi risponde a soluzioni diverse, no? Le caratteristiche diciamo di diversificazione e distintive particolari di VAI sono principalmente tre rispetto a tutte le altre soluzioni di mobilità condivisa che, grazie a Dio, sono presenti e numerose. È il fatto di avere un parco auto che ormai oggi è direi esclusivamente elettrico. E quando dico esclusivamente elettrico intendo il fatto che il 95% delle nostre vetture sono veicoli di ultima generazione che costano quello che costano, ahimè, ed è uno dei problemi che in questi giorni è stato affrontato, e sono a trazione totalmente elettrica. Una micro parte, un 5%, è rimasto di veicoli che poi anche qui non sono neanche più semplicemente endotermici, ma sono comunque ibridi, quindi tutto il nostro parco possiamo dire che è un parco punto elettrico. Ha la caratteristica di essere soprattutto intermodale, quindi noi abbiamo dei punti di prelievo e di riconsegna dei veicoli principalmente in punti di interscambio di sistemi diversi di comunicazione di servizio pubblico, quindi aeroporti e stazioni, e poi entriamo un attimo nel dettaglio. E la caratteristica principale, siamo appunto di FNM, si sa che FNM è controllata da Regione Lombardia, quindi il nostro è un car sharing regionale, quindi che collega un tot numero di punti in tutta la Lombardia. Posso dire oggi, ma lo vediamo adesso brevissimo, che il car sharing VAI è ormai capillare in tutti i punti nevralgici, diciamo, del traffico lombardo. Ecco, queste sono le caratteristiche principali dei nostri servizi. Da questa slide, diciamo, che abbiamo chiamato l'ecosistema di mobilità, si inizia a intuire quali sono le novità di VAI, perché qui emerge la quarta, forse più importante, soprattutto in un'ottica futura e in divenire, diciamo, delle caratteristiche dei nostri servizi. VAI, vi illustrerò che ha più di un servizio di car sharing. Questi servizi di car sharing sono interconnessi tra di loro e hanno la possibilità di generare, appunto, stanno già oggi iniziando a generare un sistema, diciamo, nuovo di mobilità e di sharing mobility. I vari servizi insieme oggi ci permettono, diciamo, queste cifre.
che sono, diciamo, parlano in parte da soli, cioè è un servizio, è un piccolo servizio che però inizia a essere capillare e ha il suo impatto, diciamo, a livello proprio a livello regionale. Quindi oggi gli iscritti al servizio sono circa 57.000, ma quello che è interessante è che sono più di 110.000 ore all'anno di noleggi in elettrico, quindi queste ore permettono al popolo dell'elettrico di fare esperienza sempre di più ai cittadini lombardi e non solo, a tutti quelli che arrivano in Lombardia, di toccare con mano il fatto che la mobilità elettrica oggi è diventata una realtà assolutamente equiparabile, da certi punti di vista migliore, diciamo, di quella che è la mobilità endotermica. I punti che noi abbiamo in Lombardia ormai sono 130, quindi diciamo che abbiamo collegato tutti i maggiori capoluoghi di provincia, varie stazioni, gli aeroporti, e comunque è tutto elencato qua. Quindi ci sono 38 stazioni ferroviarie che sono collegate e attrezzate con i nostri veicoli, 3 aeroporti. Ecco, siamo presenti, e questa è una cosa che vorrei ben sottolineare, in 75 comuni lombardi. Quindi questa è una delle principali diversificazioni tra il nostro servizio e gli altri che ci sono sul mercato, cioè che sono totalmente complementari. Perfetto muoversi nella city con grandi player di car sharing. Ecco, nel momento in cui voglio uscire da Milano, voglio uscire da Roma, voglio uscire da Torino, in car sharing non ho nessuna possibilità, e vai lì, inizia, diciamo, dove gli altri finiscono. Quindi la complementarietà è di sicuro un valore aggiunto nei confronti del cliente finale, perché aumenti la tipologia di servizio. Il servizio attivo ovviamente H24 365 all'anno. Tutto questo ad oggi ci permette di erogare un qualcosa come 3 milioni e 300 mila chilometri all'anno di mobilità, che altrimenti sarebbe fatta con veicoli inquinanti, e ci permette tutti gli anni di risparmiare all'ambiente qualcosa come 310 tonnellate di CO2, che non è molto, ma è un inizio nella strada, direi, no? Nella strada giusta che noi, popolo dell'elettrico, vogliamo percorrere. Okay? Bene, illustro subito, senza tediarvi, quelli che sono proprio i modelli di car sharing più o meno innovativi. Il primo è il car sharing elettrico regionale, Regional Electric, è quello che più o meno si conosce di più, perché è quello attivo dal 2010. È un modello molto semplice, è un car sharing station based, quindi ti dà la possibilità di garantirti il fatto che un veicolo c'è, perché tu lo prenoti in uno specifico punto in Lombardia. Hai la possibilità di prenotare il veicolo in uno dei nostri 130 punti, quindi appunto essenzialmente ovunque ormai in Lombardia, e soprattutto di collegarti da questo punto, punto A, agli altri 129 punti B. Quindi questo permette il collegamento, per esempio, anche a comuni minori, dove magari non c'è neanche un capillare servizio ferroviario, per esempio, perché non è possibile erogarlo per conformazione anche fisica proprio dell'ambiente, no? Quindi questo, diciamo che anche nei contesti di comuni di medie e piccole dimensioni, come appunto scritto e illustrato, e nei principali snodi ferroviari e negli aeroporti. Quindi un modo, una rete nuova, un modo nuovo, come se fossero essenzialmente delle nuove stazioni non ferroviarie, ma a questo punto di car sharing ed elettriche. Il servizio è erogato sia in un'ottica squisitamente verso i privati, quindi B2C, ma anche B2B, e poi adesso lo vediamo un pochino meglio nel dettaglio. Ecco, questo è quello che nel corso degli anni, diciamo, ci siamo resi conto poi che è l'asset di maggior valore, cioè il fatto che i punti di presa e di riconsegna sono quelli che vi dicevo prima, capillari in 130 stazioni, 75 comuni, 130 postazioni, 38 stazioni ferroviarie e 3 aeroporti. Ovviamente più questa rete aumenta, più esponenzialmente e non linearmente aumenta l'utilizzo del car sharing, e quindi l'utilizzo di auto elettriche, perché dalla posizione A alla posizione B, più è moltiplicata la posizione B, più i collegamenti ovviamente aumentano e le possibilità sono sempre di più anche per diciamo i primi comuni che
hanno iniziato a godere di questo servizio perché hanno collegamenti con più comuni, quindi una crescita esponenziale dell'utilizzo e non lineare. Bene, poi siccome le difficoltà non ci bastavano, abbiamo pensato di renderci la vita ancora un pochino più complicata realizzando anche altre tipologie di servizio. Allora, ovviamente non è una realtà il fatto di averci reso la vita più complicata, ma abbiamo pensato di cercare di ascoltare il più possibile le istanze che arrivavano dal territorio, di analizzare il più possibile quella che era l'esigenza di mobilità, e ci siamo inventati quindi dei servizi nuovi in risposta appunto a quello che ci veniva richiesto dalle persone e dagli enti e dalle aziende. E quindi abbiamo realizzato ormai già da 2 anni direi Evai Public, che è una nuova linea di servizio che è quella che in questo momento sta peraltro funzionando meglio, ed non è nient'altro che una diciamo fusione sempre di due entità, sia dal punto di vista del cliente che dal punto di vista del servizio. Mi spiego meglio. È un car sharing che condivide il servizio sempre tra una, chiamiamola, entità giuridica, una persona fisica e una persona giuridica. È un servizio che è squisitamente impostato e creato per le pubbliche amministrazioni e essenzialmente consiste nel far utilizzare un veicolo elettrico a un comune, e anche un comune di piccole dimensioni, delle auto in car sharing elettriche di Evai invece che le solite auto termiche. Spesso volentieri vi confermo che presso anche piccoli comuni si trovano auto anche di 10 o 15 anni, quindi più inquinanti e meno performanti. Noi facciamo usare a questi comuni le auto nostre di car sharing in un periodo della giornata che sono esclusivamente riservate ai comuni. Ecco, i comuni poi durante un'altra larga parte del periodo della giornata, che può essere anche di 15 o 16 ore, il comune può utilizzare la macchina fino alle 5, fino alle 4 del pomeriggio, poi dalle 4 del pomeriggio fino al mattino dopo e soprattutto dal sabato alla domenica, in realtà dal venerdì pomeriggio al sabato alla domenica, questi mezzi vecchi e costosi, diciamo, dei comuni rimanevano senza questa soluzione totalmente inutilizzati. Ecco, con la nostra tecnologia noi abbiamo la possibilità ovviamente di riservare per un periodo di tempo il mezzo al comune e per l'altro periodo di tempo il mezzo diventa a disposizione dei cittadini. È una soluzione che noi abbiamo verificato essere, come dire, win-win, per usare un inglesismo, nel senso che il comune alla fine si ritrova a ottimizzare il proprio parco auto, a non avere spese superiori, ma con dei mezzi che sono ovviamente dei mezzi che hanno un valore completamente diverso, che sono mezzi nuovi, sono mezzi elettrici, spendendo gli stessi soldi di prima, ma in quel modo, anzi spesso volentieri anche meno, per una serie di tecnicismi che abbiamo messo in piedi e che adesso vi illustro. Ma qual è il vero valore aggiunto? Che in questo modo presso il comune si apre una nuova stazione di car sharing e tutti i cittadini di quel comune possono godere anche di questo tipo di servizi. Quindi, per essere semplici, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un prodotto che oggi è l'unico, diciamo, regionale elettrico integrato al sistema lombardo che ha la possibilità di attivare e aprire soluzioni di car sharing anche in comuni di piccole e medie dimensioni. Nei fatti, portando il car sharing essenzialmente dove altre soluzioni di car sharing oggi non sono presenti. Questo è il motivo per cui devo dire con discreta soddisfazione abbiamo avviato questo servizio essenzialmente commercialmente, più concretamente solo un anno e mezzo fa, e abbiamo già 40 amministrazioni comunali che hanno sottoscritto i contratti con Evai e Covid permettendo il 20 e il 21 dovevano essere l'anno della crescita forte.
Tutto questo ci ha permesso di avere un certo numero di mezzi oggi in circolazione elettrici per la Lombardia, che pensiamo di moltiplicare anche con forza, diciamo, nel nostro piano industriale nei prossimi 5 anni. L'obiettivo è quello di avere mezzi di ultima generazione, parliamo di 700-800 mezzi per intenderci, da qui a 5 anni, che possano percorrere le nostre strade lombarde. Quali sono i vantaggi da questo punto di vista per il comune? Ve li leggo, diciamo, abbastanza evidenti: l'ottimizzazione del parco auto, la possibilità di condividere il veicolo con i cittadini, come vi dicevo, quindi un incremento dell'attrattività del territorio, il prezzo del servizio diviene vantaggioso nel momento in cui la sharing mobility è realmente sharing mobility, perché io sottolineo sempre questo: sharing mobility è bello, elettrico è bello, sono due elementi, diciamo, che insieme si sposano alla perfezione. Ecco, è bello e funzionale quando è veramente sharing, quindi quando c'è anche una cultura che passa della condivisione del mezzo, perché se il mezzo viene condiviso diventa meno costoso per tutti e ne godiamo noi come cittadini, ne godono le amministrazioni comunali e ne gode l'ambiente. Proprio per incentivare questo, anche sui comuni, l'idea è quella che più il servizio viene utilizzato dai cittadini, pagando il comune un investimento che è un canone fisso, più il godere di questo utilizzo da parte dei cittadini viene diviso tra Evai e il comune, quindi il comune ha indietro una revenue share sulla base dell'utilizzo che fa il proprio cittadino. Per questo motivo Evai, nei suoi pacchetti, diciamo, di servizi che eroga nei comuni, non eroga solo la stazione di car sharing, il servizio di car sharing, il veicolo e tutti i vantaggi che il car sharing dà, ma affianca, e questo l'abbiamo appena iniziato, affianca anche l'amministrazione comunale nella comunicazione con dei pacchetti di comunicazione nostri specifici fatti in ausilio dell'amministrazione comunale presso i propri cittadini per poter divulgare il verbo dell'elettrico, che è una cosa che deve essere fatta. Ecco, questo richiede un impegno di tutti. Quello che noi stiamo vedendo è che se c'è volontà le cose iniziano a funzionare. Le 110.000 ore all'anno di noleggi che facciamo in elettrico sono un po' la risposta a questo tipo di impegno. Vorremmo tutti che fossero molte di più, non vorremmo avere 40 comuni contrattualizzati, in Lombardia mi risulta 1506, io sfido sempre il nostro direttore commerciale a dire: guarda, se non li prendi tutti, prendi almeno la metà, però questo sarebbe, diciamo, un vantaggio per tutta la Lombardia. Ovviamente sempre per i comuni gli spostamenti di servizio diventano a basso impatto ambientale, quindi riduzione degli agenti inquinanti sul territorio e a costo zero, a parità di prezzo, l'attivazione di un servizio e di valore aggiunto per i propri cittadini e per i turisti che visitano la città. Lato cittadini va da sé, è abbastanza semplice: in questo modo i cittadini si ritrovano ad avere l'attivazione di una stazione di car sharing presso il proprio comune anche di 2.000 abitanti, quindi un servizio di mobilità condiviso a basso impatto ambientale e integrato con le stazioni e gli aeroporti. In questo modo il comune di Maccagno, per esempio, che è un nostro cliente, ha la possibilità di raggiungere Malpensa, Linate o Realserio con un servizio puramente in pay per use alle 3 di notte, senza disturbare magari il consorte per farti accompagnare all'aeroporto e pagando un terzo di quello che pagheresti, per intenderci, con un taxi. Ovviamente le nostre sono auto di car sharing, quindi godono di tutte le agevolazioni di car sharing, e quindi sempre il cittadino di Maccagno, mi ringrazierà il suo sindaco, potrà prendere un'auto in car sharing da Maccagno e parcheggiare sulle strisce blu o gialle, per esempio di Milano o di tutti i capoluoghi di provincia convenzionati con Evai che permettono questo tipo di servizio. La ricarica ovviamente è gratuita, il servizio è completo, per cui l'utilizzatore non si deve preoccupare di niente se non quello di pagare 6 euro all'ora il servizio. È possibile ricaricare i nostri mezzi con tutti gli erogatori di energia con cui attualmente siamo convenzionati, come per esempio A2A,
Vcharge e Resolar. Ovviamente l'assistenza è H24, 7 giorni su 7, abbiamo un call center attivo sempre, anche di notte, ed è un call center di Evai, non sono terzisti che non sanno, diciamo, dove mettere mano. Stessa cosa abbiamo... Luca, ti posso chiedere un po' di stringere un po'? Perché... Sì, siamo arrivati in fondo, guarda, perché perdonami Camillo, ma anzi ti ringrazio del richiamo. Il prodotto corporate e il prodotto Easy Station sono due cose molto simili, il concetto è sempre lo stesso, ma lo facciamo con le aziende, quindi auto aziendale e condivisione per le esigenze aziendali e condivisione con i dipendenti delle aziende. Easy Station, condivisione tra i pendolari e le aziende limitrofe alla stazione. Concludo, perché sono arrivato in fondo, dicendo semplicemente come si vede Vai e che cosa vuole fare Vai nel futuro. Beh, pensate se questi quattro modelli di business integrati tra loro e interconnessi da loro potrebbero creare un ecosistema, ovviamente, di mobilità, mi viene da dire abbastanza unico, punto, perché integrare quattro tipologie di car sharing è qualcosa di abbastanza nuovo. Quindi i nostri obiettivi sono quelli di allargare sempre di più la rete, di integrare con tecnologie anche di intelligenza artificiale questi modelli, perché richiedono una pianificazione e una gestione dei tragitti che è sempre più complicata. Avremo però in questo modo contribuito anche noi, diciamo, ad avere un sistema più efficace, un ambiente migliore. Grazie Camillo, scusami per... No, figurati, non preoccuparti, anche perché sinceramente sei l'unico car sharing elettrico che è rimasto in Italia, perché purtroppo Sharingo non c'è più. I grandi player che dovevano partire qualche mese fa non sono partiti, vedi il gruppo PSA. Gestire uno sharing non è semplice. Il fatto che voi siete rimasti dimostra che la cosa è utile, ma c'è tanto da soffrire. Due cose, oggi ho detto anche agli assessori regionali dell'Emilia e del Lombardia che se devono mettere altri soldi per la mobilità elettrica non li diano soltanto per il privato, diano soldi per favorire questi prodotti, allo sharing, alla condivisione. Anche per quanto riguarda le infrastrutture, è inutile dare i soldi alle imprese che non te le chiedono, avete sentito prima, nessuno vuole i soldi pubblici, ma questi soldi che la regione ha, mettiamo giù le colonne, per esempio, nell'interscambio, ferrogomma, nei parcheggi, cioè cosa che ovviamente deve essere gratuito per servizi come i tuoi. Quindi io, da parte mia, sul piano filosofico e anche etico, sono sempre della tua parte, sperando, l'ho detto anche alla Terzi, che Ferrovie Nord il prossimo anno sia un po' più presente in questa comunità, però Evai fa sempre parte, Evai da c'è. Quando è nato e morto, per cui tu rappresenti anche Ferrovie Nord. Sì. Grazie alla tua presenza e ci vediamo. Grazie ovviamente il prossimo anno. Cambiamo sì. Argomento. Antonio Fierro, con te ormai siamo anni che lavoriamo su questo settore di dare un servizio in più, anzi un'opportunità in più a chi ha la macchina elettrica. Siamo partiti negli anni dove non c'era un grande mercato perché il governo italiano non aveva mai finanziato fortemente la mobilità elettrica, però abbiamo intercettato parecchie persone. La nostra comunità di Class Onlus della mobilità elettrica, che sono migliaia di persone, ha sempre visto tra la cooperativa insieme a Class Onlus come uno strumento per poter in qualche modo dare dei servizi assicurativi che siano coerenti rispetto alla mobilità elettrica, perché di polizze ce ne sono in giro, farle apposta per la mobilità elettrica non è semplice. Da quest'anno, Antonio, credo che cambierà il mondo, perché come se tu hai seguito un po' i lavori, hai sentito l'interesse e la partecipazione forte da parte di tutti gli enti pubblici che hanno sostenuto i MOB.
Quest'anno abbiamo anche delle case automobilistiche che finalmente devono per forza vendere le macchine elettriche, altrimenti sono costretti a pagare un costo elevato di infrazione comunitaria. Oggi ho invitato due imprese, stamattina FCA con tutti i suoi brand e Renault, perché sono gli unici a avere le macchine elettriche in Italia. Cioè, il paradosso è che quest'anno c'erano 110 milioni di euro disponibili per gli acquisti dei veicoli elettrici con 9.000 euro per ogni macchina, sono stati spesi neanche 70 o 75. Quindi sono avanzati, anzi ho sbagliato, 35, se non sono avanzati 75-80 milioni di euro. Perché mancava il mercato? Adesso il mercato c'è. Oggi ho chiesto alle imprese che erano presenti al dibattito con le case automobilistiche se davanti alla domanda e davanti ai finanziamenti come sono sulla produzione industriale. E tutti mi hanno assicurato che il prossimo anno sono in grado di produrre in Italia FCA circa 100 e passa mila macchine elettriche, tra macchine per i privati e i mercati e le macchine e i mezzi per il trasporto delle merci. Renault non ha avuto mai problemi. La domanda che ti faccio, Antonio, è: dopo una grande esperienza con ITAS, che purtroppo si è conclusa un anno fa, stiamo ancora andando avanti, però non è stato più attenta a questo mondo. Abbiamo qualche speranza in più che la nostra comunità possa intercedere e interagire con questi prossimi 110.000 possessori di veicoli elettrici che automaticamente saranno presenti in Italia il prossimo anno? Perché prima che ce ne sono i soldi, 300 milioni diviso 9.000 euro, i numeri sono quelli lì. In più c'è la produzione. Quindi io credo ci vorrà un po' di tempo, non succederà subito, ci vorrà 3, 4, 5, 6 mesi. Io credo che il mercato in Italia comincerà a avere numeri alla francese o alla norvegese intorno a aprile-maggio. Siamo pronti per quella data per fare delle proposte? Fammi sognare, Antonio. Anche tu. Microfono. Ma no, non ti sentiamo. Mi sentite? Perfetto. Mi sentite? Oh, va bene. Ciao a tutti. Buongiorno, ciao Camillo. Grazie per le sollecitazioni, ma hai buttato una palla bollente. Comunque, sì, dovremo essere pronti. Dovremmo essere pronti. Anche perché, come hai detto tu, cambierà il mondo. Io mi ricordo quando siamo partiti, e noi come insieme siamo partiti grazie alle tue sollecitazioni, non dimenticherò mai questo fatto. Eravamo di fatto un po', ti ricordi, pionieri, quando andavamo in giro nelle compagnie a spiegare il nostro progetto e loro alla fine di tutto quello che tu gli dicevi ti chiedevano, sì, ma di quanti mezzi parliamo? Erano anni pionieristici dove i mezzi elettrici in Italia erano qualche migliaia, 6.000, 5.000, 4.000 in tutto, e quindi lì ci guardavamo, gli dovevamo dire i nostri numeri, al che l'interesse veniva a mancare. Poi finalmente abbiamo trovato, come sai, dei partner che ci hanno seguito su un'idea che poi è stata un po' abbandonata da loro nel tempo, ma l'idea era questa, e che si sta concretizzando adesso, per cui è il momento questo di insistere, di lottare davvero per la mobilità elettrica, che è meglio essere oligopolisti in un mercato di poche migliaia di macchine controllato, che nel momento in cui esplode ti porta ad essere il player principale per quel mercato, che è quello delle auto elettriche, piuttosto che essere un attore tra mille delle assicurazioni generaliste che fanno di tutto. Noi, grazie a te, lo devo dire, insieme ha investito fortemente, ha creduto nelle polizze elettriche quando i numeri erano veramente bassi, e abbiamo investito, come tu sai, e lo hai fatto anche tu, su personale, formazione, per instillare anche nei dipendenti la conoscenza dei veicoli elettrici, perché la base era che noi possiamo dare un servizio agli utenti elettrici se chi lavora all'interno della nostra filiera, e parlo di Clasonius e parlo di Insieme, conosce bene e sa di che cosa si sta parlando, quindi conosce i veicoli elettrici, sa quali problematiche hanno, quali specifiche hanno nelle differenze
con il termico. All'inizio, come ti ricorderai, siamo andati su tariffe simpatia, cioè siamo andati su delle tariffe che non erano tecniche, erano semplicemente basate su dei pensieri che avevamo noi, sia per l'RC Auto che sulle CVT. Dicevamo, i nostri sono più bravi, si muovono meno degli altri, c'erano delle difficoltà sulle reti di ricarica, quindi eravamo praticamente certi che i nostri lavoravano e giravano solo in città, e quindi alcune compagnie un po' ci hanno seguito. Adesso cambia il mondo, come dici, per cui noi siamo alla ricerca di partner che possano seguirci su questa iniziativa, e comunque sia, come tu sai, ci sono delle iniziative che si stanno già sviluppando per arrivare appunto a inizio del prossimo anno pronti per riuscire a captare quella che sarà la domanda che abbiamo verificato per gli utenti di veicoli elettrici. È una domanda molto molto informata. C'è una differenza che c'è tra l'utente medio del veicolo termico che compra una polizza e parlo di RC Auto, ma anche di incendio, furto, atto vandalico, casco e tutte le polizze e le coperture a cosiddette accessorie. La differenza vera tra un utente medio comune di auto termica e di auto elettrica è che intanto gli utenti di auto elettriche sostanzialmente hanno mezzi molto più nuovi, perché le auto elettriche iniziano a penetrare il mercato ora, e gli utenti di auto elettriche sono molto più esigenti e attenti anche a quelli che sono i servizi che gli si possono proporre. Aggiungerei anche il prezzo, ma questo è marginale. Quindi, come dicevo, la tua domanda casca a puntino. Stiamo lavorando per fare qualcosa di veramente importante. Come tu sai, adesso te l'ho proposto e tu hai così avallato la cosa, perché secondo me è il momento di farlo. È necessario costruire un tavolo tra assicuratori e utenti per verificare quali sono veramente le esigenze degli utenti di veicoli elettrici, senza andare a creare delle false aspettative andando a dire che abbiamo creato una polizza per veicoli elettrici semplicemente perché abbiamo marchiato la polizza scrivendo EV, ma è la stessa polizza che venderemmo a un'auto termica, però rimarchiata e venduta a un'auto elettrica. Qui si parla e si dovrà parlare, tu lo sai, è tanto tempo che ci pensiamo, ci lavoriamo, stiamo provando a forzare anche la mano alle compagnie di inserire veramente in garanzia e in assicurazione delle garanzie e delle coperture che oggi non esistono. Esistono, ma non all'interno dei contratti RC Auto. Ecco perché nei prossimi giorni vorremmo lanciare questo tavolo che pubblicizzeremo, e grazie anche a Classonus e soprattutto a Classonus, anzi esclusivamente quasi grazie a Classonus, direi, che ha creato le basi per insieme per essere l'attore principale, uno degli attori principali della mobilità sostenibile. Speriamo di poter dare anche a questo tavolo un'evidenza importante. Noi oggi siamo, sarò breve, adesso ho quasi finito, però volevo darti alcuni elementi importanti di quella che è stata l'esperienza fino ad oggi e di dove si va nel futuro. No, siamo un video. Perdonami Antonio, prima di darti la parola per continuare, poi casomai ci presenti tu i nostri ospiti, perché ovviamente la richiesta che facciamo alla comunità di EMOB, che la comunità di EMOB è una comunità che non è soltanto Classonus. Classonus è, diciamo, che è il braccio operativo, ideatore di EMOB, ma EMOB vuol dire tutti i 160 comuni sopra i 20.000 abitanti d'Italia, che sono quelli che rappresentano 27 milioni di persone, sono tutti quelli che rappresentano, come hai visto prima, le società più grosse che operano nel campo della ricarica, che non chiedono, come sentito, soldi per loro stessi, ma per il post vendita, per dare una mano a chi guida la macchina elettrica, perché nei prossimi 3 anni in Italia succederà quello che è successo in America, in Francia, in Germania. E quindi a me piacerebbe che noi, come comunità cooperativa, siamo pronti per non farci perdere questa occasione. La comunità di EMOB è disponibile, lo diremo anche agli amici di Adriatic, a fare dei tavoli
la comunità non è soltanto Class Onus, vuol dire anche gli altri interlocutori, perché secondo me il reparto della mobilità sostenibile è un reparto che esploderà, come tu ben sai, nei prossimi 2-3 anni. Scusa se ti ho interrotto, Antonio. No, anzi, guarda, un'apertura importantissima questa che colgo volentieri e colgo tantissimo. Tra l'altro, tra quelle che sono le iniziative che abbiamo avviato proprio per fare capire anche, e sono tutte relazioni che sono state messe in campo tramite EMOB proprio, per fare capire anche l'azione che si sta tentando di fare, c'è anche quella con la 10ª Commissione del Senato, dove abbiamo ipotizzato e proposto di abbassare le accise e le imposte sulle macchine delle auto elettriche, cosa piuttosto complicata, però andando in un'ottica di agevolazione dei termini di quelli che sono l'acquirente dell'auto elettrica rispetto all'auto termica, ci starebbe anche una detassazione in qualche forma delle polizze assicurative relative alle polizze di mobilità sostenibile ed elettrica. E quindi oggi stiamo andando verso una forma più industrializzata, lo dicevi tu, i numeri stanno cambiando, fino adesso ci sono stati numeri molto artigianali in Italia, per cui anche le tariffe erano cosiddette tariffe simpatia, si andava un po' a simpatia, noi avevamo una convenzione che era forfettaria, diciamo così, poi adesso le compagnie giustamente stanno un po' fiutando l'affare, che da una parte è una cosa positiva per l'utente elettrico, perché come dicevi tu, troverà più polizze sul mercato. Dall'altra parte ci siamo accorti di una cosa, le compagnie quando vanno a verificare un mercato ovviamente vanno a verificare subito anche la tenuta tecnica di questo mercato, e qui possiamo dire qualcosa, nel senso che noi abbiamo sviluppato delle esperienze in relazione a quelle che sono anche gli andamenti di sinistrosità, le frequenze, i pagamenti eccetera, che creano un database di informazioni, di know-how, che secondo me per le compagnie è preziosissimo. Cioè l'esperienza pluriennale che abbiamo fatto noi insieme, grazie a Class e anche a EMOB, come insieme, ci mette oggi in una situazione molto particolare di detenere dei dati che le compagnie stesse faticano ad avere, perché noi abbiamo la numerosità, la storicità dei mezzi e quindi conosciamo frequenze e anche le criticità dell'assicurazione dei veicoli AV. Ti faccio un esempio, siamo tra amici, lo possiamo dire, dai, qua tanto non ci vede nessuno, vero Camillo? Esatto, soltanto 2.200 persone, per cui figurati. Esatto, allora... Antonio, stai parlando soprattutto con chi guida la macchina elettrica, per cui misura le parole e le promesse, perché poi no, le misuro. Volevo dare solo alcuni elementi tecnici importanti che secondo me fanno vedere anche dall'altra parte che cosa c'è, perché quando un utente va dall'assicuratore chiaramente vuole le migliori tariffe con le condizioni migliori, però queste nascono non tanto, diciamo così, dall'artigianato del ti faccio lo sconto perché mi sei simpatico, quant'altro, però nascono da valutazioni tecniche che vengono fatte a monte dalla compagnia, che poi vengono ribaltate su un certo tipo di veicoli. Quello che di cui ci siamo accorti oggi, e che secondo me è perfettamente in linea con quello che ci aspettavamo, ne avevamo parlato diverse volte, è che abbiamo degli andamenti che sulle auto elettriche sono piuttosto diversi a seconda delle fasce di veicolo. Ti faccio un esempio, per quello che riguarda la mobilità cosiddetta massiva, parliamo delle Zoe, delle Nissan Leaf, parliamo anche le Kona, parliamo dei veicoli più, le 500, parliamo dei veicoli più utilizzati, più acquistati, noi abbiamo degli andamenti di frequenza di sinistro e di SP, che sarebbero i soldi che paghiamo in relazione ai soldi che incassiamo, che sono fantastici, vanno benissimo. Hanno pochissimi sinistri, hanno incidenze molto basse, costi medi di sinistro bassi, quindi contenziosi ridotti all'osso, pochi danni sull'incendio e furto, quasi nulli sull'incendio e furto autovandalico e vento atmosferico. Quindi da quel punto di vista lì c'è questa parte di mercato che va benissimo. Dall'altra parte abbiamo la fascia alta, la cosiddetta fascia alta, che crea problemi. Purtroppo, e quando parlo di fascia alta, parlo di quella mobilità che non è la mobilità quotidiana di tutti i giorni. Poi è vero che una Tesla, parlando di macchine di alta fascia, può essere utilizzata anche tutti i giorni. Però su macchine invece più importanti, con fasce di prezzo molto più alte, abbiamo degli andamenti che sono invece, al contrario, molto, molto, molto
Chiaro, chiaro. Deficitari. Questo fa sì, l'ho detto perché te, tu mi dici, ma tu vuoi, di cosa stai tentando di dire? Sto tentando di dire che un assicuratore classico che volesse fare un andamento sinistri previ solamente guardando alle auto elettriche potrebbe eccepire che l'andamento non è buono. Ma noi abbiamo verificato che all'interno del mercato EBU ci sono delle fasce in cui l'andamento è eccellente, altre in cui va rivisto il meccanismo. Va rivisto. Noi abbiamo, lo dico chiaramente, come dicevi prima, siamo solamente in 2000, noi abbiamo avuto dei momenti in cui i proprietari di Tesla pagavano 88 euro l'RC Auto, cioè i veicoli da 120.000 euro Tesla Model X pagavano 88 euro di RC Auto all'anno. Sbagliavamo noi, perché li avevamo messi tutti all'interno di una medesima un gruppo complessivo. Oggi non è più così, ovviamente, quindi ci sono alcune tensioni perché si stanno facendo delle differenziazioni anche per modellizzazione di prezzo. E qui c'è un problema, ecco che arrivo al punto. Noi dovremo fare dei tavoli con le compagnie che vorranno seguirci, anche perché dovremo andare a spiegare alle compagnie quello che abbiamo imparato, mantenendo anche il rispetto di quello che sanno già loro, ovviamente. Però tentando di capire che bisogna costruire delle tariffe che non siano più legate alla vecchia modalità di fare prezzo in base, per esempio, ai kilowatt, che è un metodo sbagliato, che va benissimo per quello che riguarda il modello termico, dove, mi rifaccio alle vecchie Ritmo, se tu prendevi una Ritmo 65, una Ritmo 130 Abarth, è ovvio che il modello Ritmo 130 Abarth avesse una rischiosità molto più alta rispetto al modello della Ritmo 65, e perché era molto più spinto e perché l'utente medio che lo comprava era diverso, chiaramente. Oggi non è più così, tra una 80 kW e una 100 kW, mi spiegami tu qual è la differenza di rischiosità quando la metti su strada o la differenza di utenti che la compra. Molto spesso l'utente che compra la 80 kW o la 100 kW la sceglie esclusivamente per una valutazione propria o di prezzo, di opportunità o di allestimento e quant'altro. Non è più di autonomia. Sì, o di autonomia, non è più il tema di dire la 100 kW è più rischiosa perché ha più potenza. E allora perché la devo far pagare di più? Quindi dobbiamo rimodulare un attimo anche quelle che sono le modalità di andare a calcolare il prezzo. Dopo, lì, ovviamente, ricalcolato e rimodulato, ci troveremo con delle tariffe che saranno completamente staccate da quelle termiche, perché avremo dei parametri diversi di valutazione. Sì. Oggi però non è così. Oggi non è così. Oggi dobbiamo prendere quelle delle termiche e gli facciamo lo sconto, perché a noi sono simpatici gli utenti elettrici, perché abbiamo deciso così e Camillo ci ha convinto che sono più bravi degli altri, che è tutto da dimostrare. Bene Antonio, grazie della tua percorso. Io darei la parola a questo punto agli amici di Adriatic per dire, anche per farci delle domande se volete, non ci mancherebbe altro, con l'impegno da parte della comunità di EMOB di formare anche dei tavoli operativi per farvi capire cosa si sta muovendo sul mercato italiano dei veicoli elettrici, perché è un mercato nuovissimo, però credo che un po' di esperienza, vero Luca, ce l'abbiamo rispetto al tema di com'è la storia, com'è stata la storia in Italia su questo segmento di mercato. Vi do volentieri la parola, diteci le vostre impressioni. Buonasera intanto, grazie per l'invito, non so se ci sentite. Perfetto. Perfetto. Super, è andata benissimo. Allora, niente, vedo sulla schermata che è nominato il presidente Jurevic, che vi saluta, che tuttavia è dovuto rientrare nella sede principale di Zagabria per riunioni serali, perché abbiamo fatto un po' tardi tutti, anche voi, vedo siete lunghi, siete stanchi, però abbiamo la prerogativa di essere sintetici ma operativi. Io come direttore esecutivo e anche il dottor Novacco, io sono Simone Fontanot. Ho ascoltato volentieri per quello che ha detto soprattutto Fierro nelle ultime parti come analisi sulle assicurazioni. Ad oggi Adriatic, che è un gruppo assicurativo che ahimè si occupa ancora di tutto quello che è l'auto legata al combustibile fossile, quello che carburanti fossili, quindi non ben visto magari in questo forum, che tuttavia siamo ben consapevoli che prima o poi dovrà cambiare trend. Tanto è vero che l'Adriatic, avendo una compagine ben più grande
in altri ambiti, nei Balcani, ha preso a cuore il discorso della sostenibilità e inevitabilmente è ricaduta anche sulla mobilità elettrica. Speriamo che nel secondo semestre del 2021 o a filo col 2022, grazie anche a tutte le presenze, si riesca a trovare, a fare una serie di incontri che ci permettano di accumulare informazioni anche di natura attuariale, che è quello dove si basa un'assicurazione, per creare dei prodotti che siano da un lato di nostro interesse e dall'altro lato compatibili con quelle che sono le richieste di mercato. Abbiamo tutto da imparare sicuramente, e invito infatti da parte vostra ad ascoltare dei guru, perché effettivamente ho imparato molto in quest'ultima ora che sono riuscito a seguire e fa piacere, ci si sente molto ignoranti e che adoro esserlo, così c'è tutto da crescere. E anche il dottor Novacco ha preso appunti in questi ultimi mesi per quanto riguarda la possibilità di sviluppare un comparto come questo, che reputiamo assolutamente appetibile a livello di numeri, soprattutto se si diventa i pionieri. Noi siamo con Adriatic, per chi conosce, una realtà sviluppata e leader nei Balcani e nei vari ambiti, e essere ospiti, tra virgolette, in Italia e rappresentare quello che può essere la sostenibilità italiana ci potrebbe rendere decisamente fieri. E quindi con il comparto dei broker, con il comparto degli agenti e più piccolo dei subagenti e con tutte le professionalità, ingegneri, si cercherà di capire quale possa essere in ambito RC Auto e ICVT, detto tecnicamente tutte le affinity e quelle accessorie, quello che può essere un prodotto quantomeno utile e che permetta di crescere, far sviluppare questo mercato che in Italia, a mio avviso, e parlo da 34enne, sia chiaro, è ancora un po' indietro rispetto a quello che è il resto del mondo in alcune aree. Però siamo avanti come tecnologie. Ascoltando oggi ho visto delle italianità molto belle che ci permettono di sicuramente essere affiancati in maniera adeguata. Tutto qua. Quindi a noi ci premeva essere presenti intanto per imparare, e poi ci siamo segnati una serie di contatti che ci permetteranno, magari li disturberemo per avere maggiori informazioni da qua ai prossimi mesi, lo spero vivamente. Più che volentieri, perché da parte nostra il fatto che la comunità di Emob vuol dire mettere insieme non soltanto la società che produce in Italia i veicoli, che è FCA. FCA, voi sapete, è appena entrata nel mondo dell'elettrico, purtroppo, dico io, però meglio tardi che mai, e loro sono, come dire, in qualche modo costretti a recuperare un passato non di facile, come dire, consistenza su questo settore. Voi sapete che la Comunità Europea ha obbligato tutte le case automobilistiche di rispettare il termine di 95 grammi di CO2, altrimenti pagano un'infrazione comunitaria di parecchi euro. Vi do un esempio, un dato. FCA ha pagato a Tesla i crediti formativi quest'anno 1 miliardo e 200 milioni. Quando un'impresa come FCA paga 1 miliardo e 200 milioni perché è fuori parametri infrazione, significa che anche vendendo il diesel va fuori mercato, perché deve sommare quella cifra al costo della vendita. Quindi se avete oggi, non so se l'avete visto stamattina, la presenza delle case automobilistiche, però la vivacità, la voglia e il fatto di non perdere soldi e non perdere posti di lavoro, perché per noi italiani FCA rappresentano quasi 80.000 posti di lavoro diretti e 140.000 indiretti, e non possono andare avanti a pagare questa infrazione. Quindi ha costretto insieme a noi, a questa comunità, al governo italiano, a mettere subito, fin da subito, questi 300 milioni di disponibilità per acquistare. Quindi il fatto che finora, adesso in Italia abbiamo in questo momento tra pubblico, privato, flotte, non flotte, circa 40.000 macchine elettriche, pochissime, nulla. Siamo andati avanti, Antonio si ricorda, quando abbiamo iniziato il rapporto nel 2012, anche Luca si ricorda, c'erano 2.000 macchine, 3.000, per arrivare a 5.000 macchine elettriche nel 2015. Adesso ovviamente stiamo parlando di altri numeri. A noi ci piacerebbe, anche perché ovviamente abbiamo preso per mano non soltanto FCA, abbiamo preso per mano anche le altre società,
che commerciano in Italia la mobilità elettrica, per cui Renault mattina, ma Hyundai, Volkswagen, perché è un mercato dove la coesione, la contaminazione tra governo e enti pubblici è fondamentale. A noi ci piacerebbe che questa comunità ragionasse anche con un'impresa straniera per far sì che le comunità, tra virgolette, sulla mobilità elettrica possono essere sviluppate. Antonio parlava del fatto di dare la possibilità di poter ridurre le accise sui veicoli elettrici. È una cosa che è già uscita in questi tre giorni, perché in questi tre giorni di EMOB abbiamo fatto tre proposte. La prima è quella di togliere le accise solamente per la mobilità elettrica a chi si ricarica pubblicamente e chi si ricarica a casa. I due ministri ci hanno chiesto di portare delle proposte per la finanziaria e una proposta, Antonio, sarà quella, cioè di togliere, non per sempre, per un po' di anni, alcune accise per quanto riguarda i veicoli elettrici sulle assicurazioni. E quindi da parte nostra c'è tutta la volontà di poter in qualche modo collaborare. Quello che ci manca è un'impresa che ci creda, che ci affianchi, che ci accompagni, che ci porti avanti insieme a noi questo settore, e noi che rappresentiamo, anche voi non ci conoscete, ma rappresentiamo la mobilità elettrica in Italia, siamo ben lieti di essere affiancati. Però ci vuole un po' di coraggio per certi versi. I tempi sono brevi perché ovviamente la comunità europea non è che sgarra, chi non rispetta i parametri paga subito. E quindi se avete visto le pubblicità in questo periodo su Canale 5, Italia 1, la 500 è la macchina più pubblicizzata in queste due settimane. Gli ordini sono pazzeschi, per cui loro hanno bisogno di fare questo passaggio, bisogno. Ovviamente il fatto che abbiamo più di 3.500 iscritti, come Class Honest in questo caso, che hanno la macchina elettrica, che guidano la macchina elettrica, possiamo anche sentire loro per capire, come diceva Antonio, quali sono le caratterizzazioni di questo movimento. Quindi mi piace, quando Antonio mi ha proposto la vostra presenza, ero molto ben felice per poter far vedere che questa comunità finalmente in Italia sta partendo. E quindi, siccome in Italia le società assicurative non ci stanno seguendo per nulla, peggio per loro a mio parere, peggio per loro, mi piacerebbe che ci fosse qualcuno che ci segua e ci faccia un rapporto, una strada comune per arrivare a fare delle proposte interessanti. Io spero che siate voi. Lo auguriamo anche noi assolutamente, anche perché ci aspettavamo appunto una piccola nicchia, ma in realtà non è così, evidentemente, siamo ben lieti. Ripeto, noi operiamo ormai da più di un anno in Italia e vediamo che c'è un'esigenza reale con alcuni partner. Quindi con l'impegno post-Covid sicuramente, in modo che ci ha rallentato un po' tutti, come ben sapete, però siamo sicuri che affronteremo anche questo comparto che dal mio punto di vista è decisamente allettante. E poi con tutte le competenze, con l'entusiasmo storico che lo sta contrasseguendo anche a livello europeo e globale, quindi non ci sono ostacoli, sono la buona volontà. E noi ci siamo, per il futuro ci siamo sicuro, e che dire altro? Un buon lavoro a tutti voi e un in bocca al lupo per il futuro. Grazie, a me mi farebbe molto piacere che anche voi cominciate a far parte di questa nostra comunità di EMOB. Perché EMOB sta diventando una grande squadra. Grazie della vostra presenza. Anche se posso aggiungere ancora una cosa, scusate. Prego, prego. Ok, noi non siamo un colosso assicurativo italiano, ma una compagnia che sta crescendo piccola. Le innovazioni possono essere implementate in tempi abbastanza rapidi. Siamo snelli dal punto di vista. Quindi venga a creare questi tavoli rotonde, questi incontri per imparare e noi possiamo possibilmente implementare anche in tempi ragionevolmente. No, infatti io credo che la snellezza è il fatto che potete in qualche modo capire subito quali sono le dinamiche, è un'opportunità per noi che abbiamo la macchina elettrica per poter avere un prodotto assicurativo coerente, ma anche per voi, perché ovviamente questo mercato a mio parere deve essere preso immediatamente, perché vedo, e Antonio lo sa, abbiamo
anche con difficoltà in questo momento sul fatto che non abbiamo una polizza diretta, che le persone ci rimangono lo stesso attaccati, non so come dire, non sbaglio il termine tecnico, per cui ci chiamano tante persone che devono rinnovare il contratto precedente e ci dicono, bah, anche se ci costa di più, non ci interessa, voi avete dimostrato in questi anni di darci dentro sulla mobilità elettrica e quindi il fatto di avere questa autorevolezza, credibilità, a volte va anche incontro all'interesse individuale. E la cosa mi scoccia un po', perché io sono per il popolo, non solo per, perché noi siamo una onlus, noi non vogliamo guadagnare, noi vogliamo dare un servizio vero, perché l'inquinamento che io respiro insieme a Luca e altri che abitano in pianura padana ci sta portando un po' di problemi, quindi ecco perché mi piace veramente anche in tempi brevi, se Antonio ci segue, anzi ci deve per forza seguire, fare degli incontri per poter ragionare, per fare delle proposte interessanti. Sì, Camillo, scusa, dico una cosa solo perché mai me l'hai proprio tirata lì e è giusto che io, visto sempre che non ci sentono le compagnie, allora posso parlare, non c'è nessuna compagnia connessa. Brava, brava. Ora, tu hai detto, al momento non c'è nessuna compagnia interessata, in realtà le compagnie sono molto interessate all'elettrico, quello a cui non sono interessate e che temono è l'aggregazione di utenti, perché l'aggregazione di utenti, cioè quando gli utenti si mettono insieme, e formano un nucleo molto coeso, diventa anche, diciamo così, per alcune compagnie un po' complicato, perché l'utente acquista una forza di contrattuale, una capacità contrattuale piuttosto importante. È ovvio che le compagnie sono interessate, quindi usciranno con prodotti alla chetichella sulle VU nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Quello che non vogliono però è che noi ci aggreghiamo, che anche insieme, come tu sai, è una cooperativa in forma benefit, noi non dobbiamo fare gli utili, siamo una cooperativa di utenti che è un gruppo di acquisto che si è dato una forma più tecnica. Quindi quello che vediamo noi è che dove arriviamo noi, per la parte elettrica, ma anche per le altre anime di insieme, mediamente il prezzo medio sul mercato cala, dove riescono a sbatterci fuori, dai territori dove riescono a sbattersi fuori a calci nel sedere, il prezzo medio si eleva, che non vuol dire che noi abbiamo sempre il prezzo migliore, ma vuol dire che noi facciamo da calmiere sul mercato. Questo non è amatissimo dalle compagnie, no? Che si vogliono giocare il cliente vis-à-vis e poi gli vogliono vendere la polizza trattando uno a uno. Quindi noi, facendo una contrattazione in monte, una contrattazione collettiva, siamo un pochino più invisi. Però secondo me è il caso di insistere, perché l'utenza elettrica ha bisogno di una polizza specifica con delle garanzie particolari che sono diverse dalle altre ed è giusto che andiamo a prendercele, a chiederle, rispettando chiaramente, come abbiamo sempre fatto, le specifiche tecniche di compagnie, come giustamente Adriatic ci ricordava, perché sono tecniche e tematiche attuariali, però andando a innovare all'interno di queste aree anche attuariali e di tenuta tecnica e tentando di fare qualcosa che sia più attagliante a quello che è effettivamente l'esigenza. Bene, io vi ringrazio veramente di cuore, ci sentiremo a presto, perché è un argomento che da parte mia è molto attenzionato e le richieste che ci pervengono al nostro mondo sono molto forti. Buona serata, adesso passiamo ad un altro argomento. Grazie, buona serata. Grazie a voi, a presto, buon lavoro, buona serata. Giovanni, carissimo, noi stiamo mettendo in piedi una cosa molto simpatica, che è un progetto insieme a Enelix che si chiama Dotta la Colonna, che prevede il fatto di andare a promuovere sul territorio una specie di senso di appartenenza a un sistema di ricarica che siamo ancora in parte in fase sperimentale, ma che piano piano sarà sempre di più un sistema che sarà in qualche modo obbligato per chi guida l'elettrico, che mi sto riferendo alle ricariche fast, ultra fast. Abbiamo messo in piedi attraverso un prodotto, una piattaforma che si ricarica fast, un progetto che si chiama Dotta la Colonna. Ce lo racconti in due parole cosa consiste questo progetto? Sì, buonasera a tutte e tutti. Benvenuti a questa ultima sessione, quindi speriamo che questa 3 giorni sia stata il più piacevole possibile.
Allora, condivido le slide che abbiamo preparato. Ok, si dovrebbe vedere, giusto? Mi confermi, Camillo? Sì, ti vedo, sì. Metti su nel... presentazione, perfetto. Ok. Allora, la genesi di Ricarica Fast è un giro di taglia elettrico che si è svolto nell'estate del 2019 da parte di uno dei soci più assidui di Class Hollus, che è la nostra organizzazione no profit, il signor Giordano Viero, che dal Veneto è partito per percorrere l'Italia e dimostrare che è possibile farlo con un'auto elettrica, e appoggiandosi appunto alle colonnine Fast di Enel X. E appunto lo scopo del viaggio era verificare la posizione di questo tipo di colonne, raccogliere le immagini, cioè fare una raccolta di foto, posizionarle e praticamente verificare lo stato di funzionamento. E da questo viaggio poi si è sviluppata Ricarica Fast, che è un portale che in pratica permette di conoscere in tempo reale lo stato di funzionamento delle colonne Fast. E è possibile appunto iscriversi, fare le proprie segnalazioni e dialogare direttamente con il fornitore del servizio. Adotta una colonna in pratica è una costola di questo progetto, nel senso che noi sappiamo per esperienza che il popolo dell'elettrico ci crede in questo tipo di mobilità e sviluppa in alcuni casi un certo attaccamento verso le infrastrutture di ricarica pubblica del proprio territorio. Quindi perché, ci siamo detti, perché non trasformare questo attaccamento spontaneo in qualcosa di più duraturo? Ed è nata l'idea di adottare una colonna. Per appunto i soci di Class Hollus che si iscrivono al portale Ricarica Fast è possibile scegliere una colonna nei pressi del proprio domicilio e adottarla. Cosa vuol dire adottarla? Vuol dire monitorarne il funzionamento in caso invece di malfunzionamenti segnalarli in tempo reale in maniera tale che tutto venga ripristinato nella sua funzionalità. Forse la caratteristica principale di adottare una colonna è il dialogo diretto con Enel X, che è una peculiarità del rapporto annuale, come si è visto nelle discussioni precedenti della nostra organizzazione no profit con appunto Enel X. Poi adesso anticipo, cioè questo portale è appunto è stato di recente rinnovato nella sua veste grafica, ma diciamo posso anticipare che abbiamo idee di implementare i servizi legati a questo a Ricarica Fast e conseguentemente ad adotto una colonna. Sì, infatti Giovanni, giustamente l'obiettivo di questo progetto è quello di creare le condizioni, ci sia un rapporto diretto tra l'adottante, che è il volontario che abita vicino a questo sistema di ricarica, che possa segnalare non soltanto il fatto che non funziona. Il fatto che non funziona lo sanno anche quelli di Enel X, ma occorre segnalarle il fatto che, per esempio, ci sono delle malfunzionamenti non in qualche modo declinati in quella colonna. E penso, per esempio, alla questione delle atti vandalici. Quando fai un atto vandalico su una colonna che non si vede da lontano, ma si sente soltanto se il percorso, il processo è ancora in atto, è ovvio che quelle di Enel X non si accorgono. Quindi l'obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è chiedere a chiunque ci ascolta, ma anche nel futuro alle persone che hanno una macchina elettrica, che abitano vicino a un luogo dove è installata una ricarica Fast, di adottarla
in modo tale che noi possiamo con voi adottante segnalare i casi più abbastanza complicati e avere un rapporto diretto con il CPO, cioè il padrone della colonna, che in questo caso è Enelix, per poter dialogare rispetto ai tempi di sistemazione dell'eventuale malfunzionamento, segnalazione rispetto a atti di vandalismo, prova anche direttamente rispetto al fatto che se quando poi viene ripristinata ci chiederanno di andarlo a provare per capire se il funzionamento è al 100% utilizzabile. Quindi un po' questo, è un po' una cosa che stiamo cercando di portare avanti. Adesso stiamo reclutando un po' di persone. Fammi capire, Giovanni, per adottare la colonna cosa bisogna fare? Fare un'email a... Vabbè, allora, bisogna segnalare la propria disponibilità all'indirizzo email adottaunacolonna@classollus.it. Vi metterete in questo modo direttamente in contatto con lo staff di Class e vi spiegheremo poi i passaggi successivi. Si tratta di poi registrarsi al portale e, come potete immaginare, in pochi passaggi poi potrete vedere quali sono le colonne pronte da adottare, ecco, disponibili. Esatto, quindi non è un impegno, ovviamente chiediamo un po' di serietà, perché ormai ci sono più di 200 e passa colonne FAST, arriveranno, come diceva oggi Caleno, a circa 3.000 in 2-3 anni. Ogni persona può adottare anche diverse colonne. L'importante è di creare una comunità di persone che non intervengono ogni giorno, perché, ripeto, il non funzionamento è un dato che Enelix sa. Quello che bisogna fare è capire, casomai, se la colonna non dà il dato del malfunzionamento, capire perché questo succede. Per esempio, la colonna non è allineata rispetto al suo posizionamento. Quindi io la cosa che vi chiedo è, se siete disponibili e avete un po' di voglia di darci la mano, di scrivere la vostra disponibilità all'email adotta una colonna @classollus.it, oppure andare sul sito di ricaricafast.com, in modo tale che possiamo in qualche modo poi ritrovarci in separata sede per poter discutere quali sono le regole di ingaggio. Una domanda che sto leggendo: non è estendibile il progetto adotta la colonna alle colonne in AC, perché ormai se ne sono 8.000 in giro, per cui non possiamo gestire un sistema come quello. Secondo, perché abbiamo deciso ormai da un po' di anni di occuparci soltanto della ricarica FAST, perché le colonne FAST saranno quelli che verranno utilizzati maggiormente, perché ormai tutti i veicoli di tutte le marche hanno le ricariche in AC, ma hanno soprattutto la ricarica in DC, e quindi il tasso di utilizzo delle ricariche in AC siamo intorno al 2%, anzi un po' meno. Il dato di utilizzo attuale delle DC siamo intorno al 5-7%, quindi significherà che più passerà il tempo, più le macchine saranno dotate di un ricaricatore in DC, che le piccole colonne serviranno ben poco, e quindi non adotteremo il sistema adotto la colonna anche per le piccole colonne pole. Ultima cosa sull'adotto la colonna: credo che sia opportuno anche che questa comunità che farà parte di questo progetto ci possa dare una mano anche a descrivere cosa c'è intorno a quella colonna, dando dei servizi per quanto riguarda, alberghi, ristoranti, caratteristiche, posti di ritrovo, tutto ciò che riguarda anche la possibilità delle persone come me che girano in Italia con la macchina elettrica, vado in una colonna di una Macerata. Mi piacerebbe che la mia comunità sul sito di Carica Fast mi possa elencare quali sono le cose più carine che posso andare a vedere e le cose più utili che posso sapere in quel luogo dove sto caricando la mia macchina, fermo restando che ovviamente essendo una Fast non è che posso star lì ore e ore. Mi serve anche poterla poi dopo spostarla in tempi brevi.
estendibile questo progetto ad altri gestori Enel? Sicuramente sì. Ovviamente è partito con Enel, perché Enel era l'impresa che ha messo a terra il numero maggiore di colonne fast, ma anche A2A adesso ha cominciato a metterle, so che anche B-Charge, anche altri operatori, per cui il progetto Dottor Colonna non è soltanto un progetto legato a Enel, ma è un progetto che riguarda tutti gli operatori che installano le colonne fast e ultra fast sul territorio, perché ovviamente è un'attività di volontariato non profit, è un'attività per poter in qualche modo sempre di più migliorare il servizio che le società energetiche ci danno, che devono essere ovviamente coerenti rispetto anche alle nostre esigenze. Quindi se le altre imprese ci daranno il dato dinamico, che significa la possibilità di sapere, come fa Enel X, se quella colonna è attiva o in stand by oppure non è utilizzabile, sicuramente lo apriremo anche ad altri gestori. Ovviamente, come diceva Giovanni, le colonne che sono inserite all'interno di ricarica fast sono collegate direttamente al sistema di lettura, di aggiornamento e di monitoraggio della piattaforma di Enel. Quindi il dato è uguale. Ecco perché in questo caso non serve segnalare se la colonna non funziona, perché in questo caso Enel lo sa. Occorre casomai segnalare se per caso quella colonna non è allineata, se quella colonna ha avuto atti di vandalismo, oppure se viene segnalata che è funzionante e invece non funziona. E quindi la comunicazione che l'adottante farà direttamente a Enel X, la squadra, queste 18 persone che stanno lavorando sulla gestione e il monitoraggio delle colonne, risponderanno immediatamente all'adottante, che a sua volta deciderà se rendere pubblica la risposta oppure mediarla, perché ovviamente la cosa più importante è far sapere a tutti gli altri se una colonna che non funziona quando sarà ripristinata, e quindi sarà un gioco di comunicazione tra l'adottante, noi di Class Onus, Gio Pesata che è il coordinatore di questo progetto che l'ha costruito con Fabio Scettro, col portale Ricarica Fast, insieme a Enel. Enel ancora oggi, come nell'incontro precedente, ha dimostrato l'interesse di avere un rapporto dialettico con questo nostro mondo. Ci sono altre cose da aggiungere, Giovanni, oppure abbiamo detto tutto? Su Ricarica Fast, direi, e Adotta una colonna, direi che ci siamo. Ricorderei l'indirizzo di posta elettronica, adottaunacolonna@classonlus.it. Bene, siamo arrivati alla fine di EMOB di quest'anno. Io sono veramente un po' stanco, ma molto orgoglioso e soddisfatto, perché la partecipazione degli interlocutori è stata veramente eccezionale. Il pubblico ha superato ogni attesa possibile e immaginabile. La bravura dei nostri amici Nicolò, Liria, Edoardo, l'agenzia di Trump, che insieme al fornitore della piattaforma è veramente stata una gestione esemplare. Io credo che, Giovanni, dimmi se sbaglio, anche se il prossimo anno, con la speranza di avere anche la possibilità di uscire all'aria aperta, perché parliamoci chiaro, provare una macchina elettrica non è come quella di vederla. Il contatto fisico è un contatto che serve. Però lo strumento della condivisione dei seminari attraverso un sito da remoto sarà sempre così. Cioè, io penso che il prossimo anno ci sarà la possibilità di fare l'esposizione fisica sempre nel luogo che abbiamo indicato, che sarebbe, Nicolò, il piazza vicino Piazza del Duomo. Dall'altra parte ci piacerebbe ovviamente fare in modo che questo sistema, che ha portato a migliaia di persone a condividere con noi questo percorso anche in orari un po' lunghi come stasera, questo percorso diventa un percorso abituale, dove andremo a presentare fisicamente anche la relazione, ci saranno anche le persone da remoto a parlare,
e ovviamente ormai la sala non sarà una sala di 700 persone, ma anche una sala di qualche decina di persone possa bastare. E ovviamente non possiamo concludere quest'anno, oltre ovviamente Nicolò, al ringraziamento veramente di cuore alla vostra organizzazione, con l'indicazione di chi ha vinto il premio Ig Nobel, perché non è che tutto rose e fiori sulla mobilità elettrica, ci sono ancora alcune problemi forti rispetto al passaggio graduale dall'endotermico all'elettrico. Noi abbiamo fatto ogni anno questo premio Ig Nobel per la mobilità elettrica, che sarà rinnovato ogni anno, e ogni anno abbiamo chiesto ai nostri soci dei social di indicarci, di promuovere alcune fattispecie, circostanze che non hanno funzionato. Quindi adesso rendiamo pubblico i primi tre di quest'anno. Da domani si apre il nuovo concorso per il 2021. Quindi adesso c'è il battito di tromba, no, non ci sarà, fa niente, la sigla non ci sarà. Il primo premio del premio Ig Nobel per la mobilità elettrica, quindi l'Attila, è stato concesso a... C'è l'altro, si passa oltre? Chi ha vinto? Mi faccio andare avanti? Si può fare la seconda pagina? E non ce l'ho io. E il problema è che non ce l'ho io. Ce l'avete voi direttamente? Dove cavolo è la modifica? Allora facciamo quel terzo. Giusto, ok. Siamo entrati in un loop incredibile. Bene, ci siamo. Sorpresa, parte dal terzo posto Andrea Giovanni o parte del primo posto? Proviamo ad andare avanti. Allora, andando avanti, il terzo classificato è il comune di Pramaggiore, che vanta una colonna installata dall'agosto 2017, che da allora è rimasta spenta. Non è l'unico comune, ce ne sono parecchi altri comuni. Il problema di Pramaggiore è che purtroppo, e per questione anche di opportunità, non vi dico la ditta, questa ditta di questa circostanza lo fa parecchie volte. Quando una ditta vende una colonna di ricarica a un comune, non deve soltanto pensare nel venderla, deve anche gestirla. E se il comune non è in grado di gestirla, è meglio non metterla, perché mettere giù una colonna sul territorio e per 4 anni tenerla spenta e nessuno sa se funziona o non funziona, è sbagliato. Quindi aspetta di andare al secondo posto, aspetta. Quindi io invito ai comuni di non far gare soltanto per l'acquisto, di fare casomai gara per l'acquisto e la gestione. Il comune di Pramaggiore quest'anno ha vinto il terzo posto. Al secondo posto troviamo, ovviamente queste segnalazioni sono state condivise dai nostri utenti. Abbiamo messo sul portale dedicato a questo premio e abbiamo chiesto a tutti i nostri amici del social di votare. Quindi è una graduatoria popolare, se mi è permesso di dirlo. Hanno votato in tutti. Il secondo posto, chi troviamo? Il comune di Monza. Questa è una bella novità. Cioè, il comune di Monza, che pur avendo ricevuto ormai da parecchi anni 232.000 euro per installare le colonne Fast Pole dal Ministero, ha deciso di rinunciare al finanziamento e buttare al mare il contributo. Allora, io capisco se c'è difficoltà di gestire poche migliaia, perché è più lo sbattimento per poter fare eventuale gara per gestire questi contributi, ma prendere 232.000 euro dal Ministero e non utilizzarli per installare le colonne di ricarica è un peccato che grida vendetta al cospetto del Signore. Cioè, non si possono buttare via i soldi, non si possono
chiedere questi soldi al Ministero, ottenerli, mettere in difficoltà la Regione Lombardia che ha firmato la convenzione col Ministero e poi rinunciare e buttare a mare questo contributo. Questo è un peccato. Io spero che il Comune di Monza non faccia più come altri comuni, ovviamente Monza, perché gli è capitato questa circostanza. Questo vale per tutti gli altri comuni che hanno ricevuto soldi dallo Stato, non li spendono e poi ovviamente si vengono in qualche modo restituiti, tra virgolette, al Ministero del Tesoro, perché questi soldi poi non vengono destinati ad altre colonne, vengono persi. Allora, primo premio, sono già curioso di capire chi ha vinto il primo premio, ma so già il fine, prestigioso primo premio, troviamo, è per forza Autostrada per l'Italia. Cioè, non è possibile che l'Italia è l'ultimo paese d'Europa a installare sistemi di ricarica sulle sue asse autostradali. Cioè, noi che guidiamo la macchina elettrica veramente abbiamo assistito a una negligenza e anche un disinteresse da parte dei concessionari pazzeschi. Mi ricordo che negli anni 2016-2015, pur davanti alle nostre richieste, ci hanno risposto non c'è ancora un mercato maturo e siamo ormai più di 4 milioni di veicoli elettrici venduti al mondo. E in Italia, a parte alcuni concessionari che hanno fatto alcuni interventi, purtroppo il più grande concessionario, che è Autostrada per l'Italia, non ha ancora messo una colonna. Io spero veramente che il governo li obblighi, perché veramente non mettere le colonne sulle autostrade vuol dire tagliare una buona fetta di mobilità elettrica sul nostro territorio. Quindi, riassunto, il primo premio Autostrade per l'Italia, il secondo al Comune di Monza, il terzo al Comune di Pramaggiore. Ovviamente manderemo un attestato della vittoria all'amministratore delegato, al sindaci di questi due comuni. Ora invito ovviamente a farci altre segnalazioni per il prossimo anno e il prossimo anno faremo la stessa graduatoria. Grazie a tutti e a tutti, grazie veramente di cuore chi ci ha seguito in questi tre giorni fantastici. Invito tutti a guardare gli stand che sono stati fatti in fretta ma con bravura da parte dell'agenzia De Triomphe, io non poi il nome non scordo mai dirlo, ma prima o poi imparerò, Nicolò, te lo prometto. Però è un inizio che andrà avanti durante il percorso da qua al prossimo anno. È un inizio anche perché fino a maggio sicuramente rimarrà tutto sul sito, perché a maggio faremo una grande festa, sempre pandemia permettendo, con i ragazzi delle scuole che hanno fatto i lavori del progetto scuola, e quindi sarà una piattaforma che verrà veramente utilizzata da parecchi. Per cui vi chiedo tutti di andare lì, di dirci anche cosa ne pensano, cosa pensate del lavoro che abbiamo fatto. Ovviamente tutte le modifiche, osservazioni e correzioni sicuramente ci danno veramente, ci possono essere veramente utili. Ultima cosa, ho già ringraziato gli uomini, Giovanni, fatemi ringraziare le nostre due regine, che sono Liria e Anna, perché loro due veramente hanno dato l'anima, veramente anche tanta pazienza nell'organizzazione delle telefonate con tutti gli interlocutori. Perché parlare con le segreterie dei ministri, dei vice ministri, dei sottosegretari non è semplice. Loro l'hanno fatto e l'hanno fatto alla grande. Quindi un abbraccio a tutti voi e ci vediamo nel 2021. Arrivederci.